La Campania. Il territorio e il clima. La Campania si trova nel sud Italia, lungo il versante tirrenico, affaccia quindi sul Mar Tirreno. Confina a nord con il Lazio e il Molise, a est con la Puglia, a sud-est con la Basilicata e a ovest si affaccia sul Mar Tirreno. Le città della Campania sono Caserta, Benevento, Avellino e Salerno. Il capoluogo di regione è Napoli. Il territorio è prevalentemente collinare. La parte restante del territorio è montuosa e in minima parte pianeggiante. Il territorio presenta quindi vari paesaggi. Nell'interno, sia nella parte verso il Molise e la Basilicata, ci sono gli Appennini. C'è l'Appennino Campano e l'Appennino Lucano, che piano piano discendono fino ad arrivare all'ampia fascia collinare. A ovest si incontrano le pianure e la costa tirrenica, che è ricca di golfi, che sono praticamente queste rientranze di mare. Vediamo quindi il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno o il Golfo di Gaeta, tra i golfi presenti in questa regione. Quest'area comprende anche il Vesuvio, che è un vulcano classificato in stato di quiescenza, ossia in stato di riposo, però è tenuto costantemente sotto osservazione. Il Vesuvio è un vulcano tutt'altro che inattivo, anzi, è classificato tra i vulcani più attivi e pericolosi al mondo. Il suo stato attuale di quiete non deve quindi trarci in inganno. La sua tranquillità apparente ha ingannato molte popolazioni in passato che abitavano in quella zona. Infatti il Vesuvio veniva ritratto nei dipinti come una semplice montagna, addirittura ricca di vegetazione e senza il cratere. L'attività del Vesuvio, tuttavia, è ben visibile anche oggi, attraverso il fenomeno delle fumarole sia all'interno che all'esterno del cratere. Questo fenomeno si verifica anche nella zona vulcanica dei Campi Flegrei, presso Pozzuoli. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. è il principale evento eruttivo di questo vulcano in epoca storica. Questa eruzione ha distrutto città come Pompei ed Ercolano. L'eruzione è avvenuta dopo un lungo periodo di inattività del vulcano. Gli abitanti della zona, infatti, sono stati colti di sorpresa. Non si aspettavano che potesse succedere qualcosa del genere. I danni maggiori si ebbero nella seconda parte dell'eruzione, con perdite di vite umane, negli abitanti vicini al vulcano. A Pompei le vittime si erano già registrate nella prima fase, a causa del crollo dei tetti. Nella seconda fase dell'eruzione si ebbero le vittime sia a causa di traumi fisici sia che per asfissia, ossia la gente non riusciva più a respirare a causa della concentrazione di ceneri nell'aria. Città come Pompei ed Ercolano rimasero quindi sepolte sotto almeno 10 metri di materiale eruttivo. Queste rovine sono venute alla luce soltanto nel XVIII secolo, quindi più o meno intorno al 1700. I ritrovamenti più suggestivi sono i calchi delle persone che sono rimaste vittime dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ho parlato prima del fenomeno delle fumarole, che è questo fenomeno vulcanico che consiste in getti di gas e vapore acqueo che fuoriescono dalle spaccature del terreno. Una delle pianure principali di questa regione è la pianura campana, che è stata originata dalle eruzioni del Vesuvio ed è attraversata dal fiume Volturno. Vi ricordo che le pianure vulcaniche sono state formate grazie all'opera dei vulcani. La lava e le ceneri provenienti dai vulcani in eruzione si sono depositati in alcune conche già esistenti nel terreno. Quindi lava e ceneri hanno riempito piano piano queste conche fino a pareggiare il terreno, quindi fino a formare questo tipo di pianura. Le pianure vulcaniche, grazie al tipo di terreno di cui sono costituite, sono particolarmente fertili.
un'altra pianura di questa regione è la Piana del Sele, che è stata formata dai detriti trasportati dal fiume Sele. Questo tipo di pianura è alluvionale. Le pianure alluvionali sono state formate grazie all'opera dei fiumi. Il fiume, scendendo dalle montagne, nel corso dei millenni ha trasportato a valle dei detriti, come ciottoli, terriccio, ghiaia e sabbia. La costa è varia, a tratti è sabbiosa e a tratti è rocciosa, e presenta dei promontori, che sono queste sporgenze che si affacciano sul mare, e ci sono anche delle insenature, che sono queste rientranze di mare. Appartiene a questa regione anche l'arcipelago Campano, che è praticamente un gruppo di 5 isole situate ai margini del Golfo di Napoli. Tra le più famose isole abbiamo Ischia, Capri e Procida. Il clima è soprattutto mediterraneo, quindi molto mite. Solo all'interno della regione si verificano inverni rigidi e a volte nevosi. La popolazione e l'economia. La Campania è la regione più popolata d'Italia. Gli abitanti si concentrano soprattutto a Napoli e nei numerosi centri abitati del suo golfo. Fin dall'antichità, il clima mite, l'abbondanza di acqua e la fertilità del terreno vulcanico hanno permesso un'agricoltura altamente produttiva, come possiamo vedere nella cartina tematica, dove le zone verdi rappresentano proprio quelle aree altamente produttive. Nelle pianure si coltivano frutta, ortaggi, agrumi e cereali. Dai pendii invece si ricavano uva e olive. Tra i prodotti tipici ci sono i pomodori, le nocciole, i limoni e i fichi. Per quanto riguarda l'allevamento, si allevano ovini, caprini e bufale, dalle quali si ottengono prodotti caseari molto richiesti, come la mozzarella di bufala, la burrata e la ricotta. La Campania è una delle regioni più industrializzate del sud Italia. Le fabbriche sorgono nell'area intorno a Napoli e a Salerno. Il settore primario comprende grandi pastifici, che si occupano della produzione della pasta. Ci sono poi i caseifici per la produzione del formaggio e le industrie di conserve. Altre attività industriali riguardano i settori meccanico per la produzione delle macchine, cantieristico per la produzione e riparazione delle navi, chimico per la produzione di prodotti come cosmetici, farmaci o vernici o tante altre cose, e il settore conciario per la produzione delle pelli. Tra i prodotti artigianali c'è la famosa porcellana di Capodimonte. Il suo nome deriva dall'area collinare di Napoli, dove nella metà del Settecento il re Carlo di Borbone e sua moglie fondarono la Real Fabbrica di Capodimonte. Con questa ceramica così pregiata sono stati realizzati numerosi oggetti, ma anche delle opere d'arte, che sono esposte tutt'oggi al Museo di Capodimonte. Il commercio e i trasporti sono settori molto attivi per la presenza del porto di Napoli, uno dei primi del paese per il transito di passeggeri. In questa regione ci sono mete turistiche molto conosciute, come le località balneari di Capri e della costiera amalfitana, che è un tratto di costa che si affaccia sul Golfo di Salerno. È un tratto di costa molto famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica ed è considerato addirittura patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il suo nome deriva proprio dalla città di Amalfi, che è nucleo centrale della costiera non solo geograficamente ma anche storicamente. Le località più conosciute sono quelle appunto di Amalfi e Positano. Altri luoghi turistici molto conosciuti sono i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Pestum. Anche i siti culturali di Napoli e Caserta sono molto frequentati dai turisti. A Napoli, ad esempio, c'è la famosissima Piazza del Plebiscito, dove si trova la Basilica di San Francesco da Paola. Questa è una delle più grandi piazze di Napoli, ma anche di tutta Italia,
Infatti per questo si realizzano molte manifestazioni. A Caserta invece c'è la cosiddetta Reggia di Caserta, che è un palazzo reale con annesso un parco. È la residenza reale più grande al mondo per volume ed è dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.